Oh Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco dall'alba. Di te è assetata l'anima mia. A te anela il mio corpo languente in arida terra, senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario, per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto e a te penso nelle veglie notturne. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti e la tua destra mi sostiene. Davide, il salmista, è assetato di Dio come il terreno arido screpolato dal caldo, che assetato aspetta la pioggia per potersi dissetare e rigenerarsi. Così è l'anima del salmista, cioè tutto se stesso, la parte più intima, più nascosta, desidera Dio. Cerca Dio, perché Dio gli è rivelato. E ora Davide cerca l'unione con Dio, un'intima conoscenza di Dio, in un cercare, in cui il trovare spinge ancora di più a cercare. Davide si presenta come un assetato in mezzo ad un deserto. Ma l'assetato del Salmo sa dove è la fonte, sa che la fonte è Dio. Davide cerca Dio, ama Dio. Quest'amore per Dio è il punto centrale della sua lode. Benedirà Dio per tutta la vita e quando la notte non riesce a dormire, non si agita, ma pensa a Dio, cerca Dio. Ha tanti nemici che cercano di ucciderlo, ma ha la certezza assoluta che i suoi nemici non avranno la vittoria perché Dio è al suo fianco. L'anima di ogni uomo, come Davide, ha sete di Dio. Siamo tutti noi come terra deserta, arida e senza acqua quando siamo lontani dal Signore. Per Davide, lodare Dio non era qualcosa da fare saltuariamente. Davide lodava Dio sempre. La nostra vita deve essere una vita di lode, non soltanto in particolari momenti o solamente quando siamo in chiesa, ma giorno per giorno. Davide riempiva i suoi pensieri pensando a Dio, anziché meditare sui suoi problemi, meditava sulla forza e sulla gloria di Dio. Lodava Dio sempre, scegliendo di meditare su Dio e di contemplare la gloria di Dio. L'anima di Davide era saziata. Solo Dio può saziare il nostro cuore e la nostra anima. Davide rimane stretto a Dio. L'anima mia si tiene stretta a te e la tua destra mi sostiene. Ci teniamo stretti a quello che ci è più prezioso. Quando siamo stretti a Dio, la sua potenza, la sua destra ci sostiene in tutto. Egli sapeva che nonostante tutto l'impegno che potesse metterci, la sua forza veniva da Dio. Sapeva che la potente mano di Dio lo sosteneva. Beato l'uomo che confida nel Signore e non confida in se stesso. Buona giornata.